Nei mesi di luglio e agosto, i carabinieri dei NAS di Palermo e Ragusa hanno svolto delle ispezioni a tutela del settore alimentare e sanitario, con la collaborazione dei comandi territoriali dell'Arma e delle ASP, allo scopo di prevenire e reprimere le condotte illecite e vigilare sul rispetto delle normative a tutela della filiera degli alimenti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali. I carabinieri del NAS di Palermo, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Lercara Friddi e Petralia Sottana, nonché del personale dell'ASP di Palermo, hanno proceduto a Vicari alla sospensione di attività di uno dei magazzini di un'azienda, poiché era stata ampliata l'area di stoccaggio e confezionamento dei mangimi senza aggiornare la registrazione sanitaria. Inoltre, sono state sequestrate 64 tonnellate di mangime semplice per uso zootecnico, destinato alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità. A Castronuovo di Sicilia, invece, presso un deposito, è stato effettuato il sequestro amministrativo di oltre 300 tonnellate di grano, anche questo destinato alla commercializzazione senza la corretta tracciabilità. A Gangi, infine, presso un'azienda di commercializzazione all'ingrosso di cereali e mangimi, sono state sequestrate 600 tonnellate di grano duro e 1.710 kg di mangimi. A conclusione delle suddette verifiche sono state comminate sanzioni per complessivi 9.000 euro. I militari del NAS di Ragusa, coadiuvati dai carabinieri delle compagnie di Mussomeli e Petralia Sottana e del personale dell'ASP di Caltanissetta, hanno invece elevato sanzioni amministrative per complessivi 9.000 euro nei confronti di due depositi all'ingrosso di cereali di Villalba e di uno stabilimento di lavorazione cereali di Petralia Sottana, poiché le suddette strutture non erano in possesso di registrazione sanitaria.